dedicato a chi pensava fino ad oggi che la Chiron fosse la Bugatti più estrema mai costruita, perché parbleu, al Salone di Ginevra 2018, vi devo contraddire. Qual è uno dei più grandi sogni quando si parla di Bugatti? Poterci salire. Ed ecco, io nel mio piccolo cerco di portarvi dentro l'abitacolo di questa nuovissima Chiron Sport, un modello che rende ancora più esclusivo ed estremo un concetto di auto che va oltre la sport car e forse va oltre anche la hypercar. Io sono poi un maniaco delle targhette identificative e da qui si iniziano anche a vedere i dettagli di carbonio di cui tra poco parlerò. Facciamo un breve ripasso, perché la Chiron sicuramente la conoscete, ma non tutti si ricordano i numeri incredibili di quest'auto. Lì sotto scalpitano 16 cilindri per un motore 8 litri con 4 turbo, 1500 cavalli, 1600 Nm di coppia. Lo 0-100 lo copre in 2,5 secondi e lo 0-200 in 6,5. Tremo mentre lo dico. Allora, la Sport è ancora più esclusiva, ma soprattutto è più veloce, perché c'è stata un'opera di alleggerimento. Il carbonio, lo vedete, è ovunque, anche nel diciamo nel vano motore. Poi i tergi cristallo dovrebbero essere in carbonio, guardate che lavorazione, guardate che belli. E anche le barre stabilizzatrici. L'alleggerimento totale è di circa 18 kg, ma più che altro l'assetto, che non lo si può proprio notare guardandola soltanto con riferimento alla Chiron normale, ma l'assetto è stato irrigidito di 10 mm. Questo cosa significa? Che sul circuito di Nardò il tempo sul giro dichiarano che sia il 16, per ricordarsi che i cilindri sono 16, ecco, tanto uno se lo dimentica. Dicevo, sul circuito handling 5 secondi meno al giro, perché l'handling dell'auto è migliorato e grazie anche al torque vectoring, che permette di accelerare un pochino prima, quindi scaricare parte della brutale potenza della Chiron, e con uno sterzo anche lievemente più diretto. Quindi diciamo, queste sono caratteristiche che hanno sicuramente migliorato l'handling. In ogni caso, i 4 scarichi fanno parte inoltre della dotazione di questa Chiron, oltre a nuove colorazioni. Italian Red, che dovrebbe essere quello che vediamo nelle immagini, French Racing Blue, Blue Francia, Grigio Rafale e Gunpowder. Per un'auto, chiaramente per collezionisti di altissimo livello che magari in garage hanno Koenigsegg o Pagani, che costa 2.650.000 euro più tasse. E adesso silenzio.